Mi chiamo Brigitta, sono maliana. Sono un'ex studentessa di Rwanda in città della Pace. Sono George, il project manager del progetto COVID-19 Emergency Response. Sono laureata in diritto pubblico e in Global Governance Intercultural Relations and Peace Process Management all'Università di Siena. Ma soprattutto ho seguito una formazione sulla gestione dei conflitti per 2 anni a Rwanda in città della Pace, in Italia. Non si nascono a nessuno che il mondo è stato scosso e molto preso dal panico non molto tempo fa a causa della malattia di Covid-19. Noi, rondine d'oro del Mali, abbiamo deciso di realizzare un progetto di lotta contro il Covid-19. Vogliamo essere attori impegnati a sensibilizzare la popolazione contro la messa al bando di questa pandemia di Covid-19. Il progetto COVID-19 Emergency Response è un progetto di Rondine International Peace Lab finanziato da United Nations Network of Young Peace Leaders. Noi, i Rondini d'Oro del Mali, ci siamo messi insieme per fare questo progetto qui a Bamako. Perché qui? Perché con la crisi del Mali i profughi si sono spostati dal centro per venire qui a Bamako e sono tutti nel centro di accoglienza e nel campi di profughi. Per questo non fanno molto attenzione al coronavirus. E perché grazie a Rondine International Peace Lab e grazie ai Rondini d'Oro del Mali abbiamo messo questo progetto qui a Bamako per poter prima aiutare queste persone a avere i materiali e i kit necessari per proteggersi del coronavirus e secondo anche parlando del coronavirus, della coesione sociale, della pace e della necessità di creare un spazio di pace tra i tribù e i gruppi etnici che sono in conflitto. Qui siamo tornati, qui vogliamo cambiare le cose, qui vogliamo lavorare per poter cambiare e portare la pace nel cuore dei maliani. E perché abbiamo scelto di lavorare sia sul coronavirus, che è un problema per un paese che è in conflitto come il Mali, e anche approfittare per mettere a disposizione la nostra conoscenza della risoluzione dei conflitti che abbiamo acquisito a Rondine alla disposizione della nostra popolazione. Grazie.